Ciao, sono Roberta Patanè e organizzo matrimoni con l'accento. Oggi camminando qui al mare, che forse è più bello d'inverno che d'estate, io lo amo molto, voglio portarvi con me al matrimonio di Amanda e Filippo. Lei canadese, lui italiano. E lo voglio fare perché voglio aiutarvi a capire come può nascere il mood di un matrimonio, da una palette di colori allo sviluppo di ogni dettaglio. Infatti nel testo che accompagna questo video sul mio sito matrimonicollaccento.it vi spiegherò passo passo come abbiamo sviluppato insieme il mood, partendo appunto da una palette, come dicevo prima, che è molto importante perché questo è un matrimonio a tema lavanda. Ma in realtà il tema principale non è neanche la lavanda, che comunque abbiamo utilizzato molto, è l'argomento life is sweet, cioè la vita è dolce. E il logo che rappresenta questo concetto, se guardate bene il video, lo troverete anche sulla sposa. Non intendo sull'abito o sugli accessori, proprio sulla sposa, quindi guardateci bene perché è molto interessante. Non parliamo di un matrimonio luxury ad altissimo budget, parliamo di un matrimonio dove però siamo riusciti comunque a sviluppare ogni singolo dettaglio con un criterio, con un filo logico dall'inizio alla fine. Spero che vi sia d'aiuto per sviluppare il vostro mood del matrimonio. Non mi resta che augurarvi buona visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mi fido di te e mi sento del tutto al sicuro con te. Sei la persona migliore che conosca e conoscerti rende me una persona migliore. Ti amo per tutto, questo è per molto altro ancora. La prima volta che ci siamo incontrati hai subito conquistato il mio cuore. And today I promise my heart to you for the rest of our lives. E oggi ti prometto il mio cuore per il resto della nostra vita. Filippo and Amanda, on behalf of all those present, and by the strength of your own love, I pronounce you partners for life. Filippo e Amanda, a nome di tutti presenti, con la forza del vostro stesso amore, vi dichiaro compagni di vita. Thank you.
di Agrippo, in questa occasione vorrei dirti: siamo orgogliosi di te perché sei il figlio migliore che due genitori possono desiderare. E ad Amanda ti ringrazio per il bene che vuoi a Filippo e sono sicuro che non avrebbe potuto incontrare una ragazza più sensibile e affettuosa di te. First, I want to issue a formal and warm welcome to Filippo to join our family as a member of our family. It's wonderful to have you and to be a part of your family as well. We've come to know Filippo. We appreciate the warm, friendly person that he is, and we are thankful for the love and support he gives to Amanda. So we are very thankful that Amanda has made such a good choice for her husband. Magic spell you cast, this is lovey en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see lovey en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day would seem to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love and rose. To me, and life will always be love.